La stagione è partita, complici il bel tempo e la voglia di mare, sulle spiagge di Fano si iniziano a vedere i primi bagnanti, mentre i gestori sono alle prese con gli ultimi lavori. Ieri la regione ha pubblicato le nuove linee guida anche per gli stabilimenti balneari, nei quali anche quest'anno dovranno essere rispettate le norme anti-Covid e le regole sono pressoché le stesse. Quello che cambia è la superficie per ogni ombrellone, che passa dai 10 metri quadrati e mezzo del 2020 ai 10 di quest'anno. Si è ridotta poi la distanza dei lettini posizionati a riva senza ombrellone. Infatti, fermo restando l'obbligo di rispetto della fascia di 5 metri dal bagnasciuga, dovranno essere collocati orizzontalmente a distanza di un metro l'uno dall'altro. L'obbligo è derogato per i familiari e per i conviventi. E si parte, direi, ecco. Sì, tutti hanno voglia di venire al mare, c'è una richiesta enorme. E quindi non vediamo l'ora di partire, penso che già questo weekend sarà bello pieno se il tempo tiene, perché c'è da dire anche quello, ecco. E sono già arrivati i primi clienti? Sono arrivati già i primi clienti, abbiamo dato qualche lettino anche oggi agli stagionali, ai conoscenti, ma anche a persone che girano così, ancora sono... è poco, però insomma la gente ha voglia di mare. Secondo le linee guida, gli sport individuali che si svolgono in spiaggia, come i racchettoni, o in acqua, come il surf, possono essere praticati mantenendo la distanza interpersonale. Invece, per gli sport di squadra, ad esempio il beach volley, sarà necessario rispettare le disposizioni previste per l'attività specifica. Le aree gioco per bambini potranno essere utilizzate solo assicurando alla vigilanza sul rispetto del distanziamento e indicando il numero massimo di bimbi che possono accedere, mentre l'accesso alla piscina dovrà essere controllato mediante un ingresso e un'uscita con numero contingentato in base alla capienza della struttura, con una frequenza di una persona ogni 4 metri quadrati senza attività natatoria o di una persona ogni 7 metri quadrati per attività natatoria. Noi abbiamo preferito mantenere le distanze dello scorso anno anche per un fatto qualitativo, perché è una cosa che noi non vorremmo più cambiare nemmeno una volta che venissero tolte. Sì. State lavorando anche per la passerella? Sì, è un po' di giorni che ci lavoriamo e l'abbiamo fatta doppia come la scorsa stagione. È una passerella di 2 metri di distanza che garantisce il distanziamento, insomma, tra le persone che salgono e quelle che scendono in spiaggia. Per quanto riguarda la piscina, ci sarà il bagnino di salvataggio che, oltre a sorvegliare, insomma, per la sicurezza di chi usufruisce della piscina, sarà lui ad occuparsi del numero massimo di persone che potranno entrare, sempre per garantire il distanziamento e il rispetto delle norme vigenti anti-Covid. In molte spiagge si registra già da tempo il tutto esaurito, perché le comitive o le diverse famiglie che erano abituate a condividere lo stesso ombrellone ora ne prendono uno per ogni nucleo. Addirittura, in alcuni casi, le richieste sono quadruplicate rispetto all'era pre-Covid. No, abbiamo lasciato più di 13 metri quadri a disposizione di ogni ombrellone, quindi a me ho 10 metri e mezzo, 10 non facevano differenza. Quindi siamo pronti. La distanza di un metro fra lettino sicuramente agevolerà l'utilizzo delle attrezzature sotto gli ombrelloni e anche a riva, quindi ci fa piacere. E per la piscina invece o le aree gioco? Le aree gioco e la piscina noi le avevamo monitorate anche l'anno scorso con una persona all'interno di entrambe le zone, per monitorare il fatto che le persone che ne usufruiscono non stiano troppo vicine, ecco. Quindi faremo la stessa cosa anche quest'anno. Si ricomincia a frequentare la spiaggia? Sì, oggi è il primo giorno per me. Primo giorno di spiaggia. Di dov'è? Un turista o è della zona? No, vengo da Bologna, ma abito a Fano da ottobre dell'anno scorso. Come si trova nella nostra città? Molto molto bene, molto bene. Sono in pensione e ho scelto un posto di mare dove vivere. Siccome ho abitato 5 anni a Urbino, sono venuto qui a Fano perché Urbino ormai non è più nelle mie gambe. Fanno paura ancora i contagi o viene in spiaggia tranquillamente? Assolutamente non mi fa nessuna paura, anche perché ho preso la prima dose di vaccino e in ogni caso basta stare un attimo attenti e mantenere le distanze, la mascherina quando è il caso. All'aria aperta. Non credo che ci siano dei grossi problemi. Adesso vedremo quando ci sarà molta gente. Adesso sono qui da solo quasi. Si gode questa prima giornata di mare? Sì, me la sto godendo. Adesso spero che il vento non si alzi troppo.